intanto grazie a tutti, benvenuti. Per chi non mi conosce, sono Maurizio Calì, sono il presidente dell'Associazione Italia Medievale. Sono molto contento di fare queste visite guidate insieme a quelli del villaggio e al circolo culturale Italo Calvino. Allora, qua noi stiamo vedendo uno dei due chiostri, precisamente il chiostro grande, che è stato realizzato verso la fine del Cinquecento, successivamente al cambio di guardia della Basilica, perché in origine il chiostro era annesso alla Basilica, entrambi i chiostri, adesso invece sono parte della Pontificia Università Teologica, quindi non dipendono più dalla Basilica, e questo è il motivo per cui è difficile poterli visitare, specialmente il sabato. Il cambio è stato tra monaci benedettini cluniacensi, quindi della linea di Cluny, della grande abbazia di Cluny, che era la capofila del movimento benedettino già a partire dal IX-X secolo e fino a tutto il XII, con i monaci cassinensi che arrivavano dall'abbazia di Monte Cassino a riprendere le sorti di un luogo che aveva avuto difficoltà e problemi. Quindi con il loro arrivo vengono realizzati due chiostri. Il chiostro piccolo conserva alcune parti ancora affrescate, qua affrescate, mentre qui non ve ne è traccia da nessuna parte, perché i restauri hanno... C'è solo quel muro vecchio lì, però è tutto pulitissimo. Quindi io direi andiamo a vedere il piccolo e poi andiamo a vedere la basilica. Dal piccolo vedremo anche la parte absidale della basilica, dove c'è anche il sacello, che è la parte più antica in assoluto, e lì comincerò a spiegarvi cosa vedremo dentro. Lo stile cinquecentesco è stato costruito prima questo e poi quello grande, e da qua noi invece vediamo il campanile di San Simpliciano dal lato posteriore, ovviamente, che ha una particolarità: era molto più alto, è stato abbassato di 25 metri nel 1552 da Ferrante I Gonzaga, perché non si potesse guardare dentro il castello. E quindi, come vedete, da questi particolari, che ovviamente la maggior parte delle persone non nota nemmeno, uno ha l'esatta percezione di una basilica che, avendo subito tante trasformazioni, a un certo punto nessuno considerava più paleocristiana, ma tutti la consideravano romanica, e invece non è così. Quindi adesso andiamo davanti e cominciamo la visita della basilica vera e propria. La facciata è una risistemazione moderna, 1870, sì, Carlo Maciacchini, lo stesso che ha fatto il cimitero monumentale e anche la facciata di Santa Maria del Carmine, per esempio. Con buona probabilità in epoca romanica, perché vedete le colonne di sostegno, ci doveva essere anche un portico, che non c'è più. Ma di originale c'è una cosa importantissima per l'arte lombarda romanica del XII secolo, che è il portale centrale, che nella sua semplicità è comunque un piccolo capolavoro, perché vedete che alterna colonnine di marmo con colonnine di porfido, con colonnine tortili, con colonnine lisce, e sono sormontate da due serie di capitelli dove leggerete di tutto, perché si sono sbizzarriti su queste due serie di personaggi. Cioè, quasi dappertutto scrivono le Vergini stolte e le Vergini savie, le due processioni. Ora, in realtà quelli di sinistra sono vescovi e sono uomini, quindi non c'entrano niente con le Vergini. Nessuno sa il perché siano tutti mutilati della testa, non c'è da nessuna parte notizia sul perché non abbiano più la testa, però qualcuno suppone che quella di sinistra sia una processione di vescovi per celebrare la vittoria della battaglia di Legnano, di cui questa chiesa è uno dei simboli, e poi
vi dirò e vi spiegherò anche il perché. Mentre dall'altra parte ci sono effettivamente 5 vergini savie che portano la lanterna. La storia è che quelle che portano la lanterna, le altre invece non la portano, le candele si spengono. È una parabola di Matteo. E di conseguenza le une sono savie e le altre sono stolte perché non prevedono la formica, era brava, ecco, una versione moderna. E sulla finestra di sinistra invece c'è una testina, la vedete? Sì. È stato scoperto che quella testina arriva da Como. È una testina romana che arriva da Como probabilmente dopo che Milano aveva vinto la guerra con Como. Milano ha una guerra trentennale con Como agli inizi del XII secolo, che si combatte anche sul lago e con imbarcazioni, quindi una vera e propria battaglia navali. Ovviamente Milano vince e quella è un ricordo di questo conflitto ed è una preda. E allora, come si faceva ai tempi, si riusava tutto e tutto serviva a titolo di memoria, quindi anche quella è una particolarità che fra l'altro è stata scoperta da poco, perché si è ritrovata la lapide con l'epigrafe e da lì si è ricostruita la provenienza. Quindi si chiama San Sempliciano perché da subito contiene le spoglie, fra l'altro poi le vedremo, del santo. Ma tra le altre cose contiene fin dall'inizio le reliquie di 3 martiri che sono alla base poi della leggenda della battaglia di Legnano. I martiri sono Sisigno, Martirio e Alessandro. Sono 3 diaconi mandati da Sant'Ambrogio nella valle di Non, infatti sono i martiri anauniensi, proprio per testimoniare che sono andati nella valle di Non, perché il vescovo di Trento, Vigilio, chiede ad Ambrogio un aiuto per evangelizzare un'area che era ancora molto pagana, mentre Trento aveva già il vescovado, aveva già il culto cristiano, le valli intorno erano ancora molto pagane. Questi arrivano a Milano dall'Oriente, dalla Cappadocia, arrivano da Ambrogio e come arrivano Ambrogio li spedisce in Val di Non a evangelizzare i locali, i quali ovviamente li prendono e li fanno fuori. Fra l'altro in una maniera anche abbastanza truculenta, no? Perché poi li bruciano, li fanno tirare con un giogo, con appeso un campanaccio pesantissimo, eccetera, eccetera, eccetera. Questi 3 martiri vengono ammazzati il 29 maggio. Ora, il 29 maggio, per chi lo sa, del 1176, c'è la battaglia di Legnano, proprio in quella data. E la leggenda racconta che 3 colombe, in rappresentanza dei 3 martiri qui custoditi, si levarono in volo e si posarono sul Carroccio. E questo rinvigorì la fede e la forza dei militi della Lega e di Milano, che stavano perdendo e che ritrovarono immediatamente ardore e sconfissero Federico Barbarossa. Per cui da quel momento questa è diventata la chiesa della battaglia di Legnano, in memoria di questo evento miracoloso. Che sono sempre a gruppi di 3 e si vanno infittendo mano a mano che arrivano verso il centro della figura di Dio, che è sottolineata da elementi dorati, di cui rimane traccia, ma doveva essere ancora più colorata e più vistosa in origine. Sotto c'è a destra le donne, sante, martiri, religiose, e a sinistra gli uomini, vescovi, santi, figure particolari. Perché? Perché riprende la divisione liturgica degli spazi nella chiesa, dove gli uomini stavano a sinistra e le donne stavano a destra.
c'è una figura in particolare che suscita subito l'attenzione, che se si riesce a guardare ingrandendola, è la seconda figura da sinistra, quella col cartiglio nella mano, che alcuni dicono sia Dante e alcuni dicono sia Petrarca. E ovviamente non l'ha scritto, quindi non vi è la certezza di nessuno dei due. Per entrambi ci sono delle ragioni, forse ce n'è di più per Petrarca, perché Petrarca soggiorna a Milano per parecchio tempo e quindi può essere che si intenda. E poi, secondo alcuni storici dell'arte, il personaggio a destra del Petrarca o Dante, quello con la barba bianca, potrebbe essere l'autoritratto di Bergognone. Anche se a me sembra la stessa faccia di Dio, che non vorrei che fosse così ambizioso, forse era un po' tanto megalomane. Ci sono Adamo ed Eva, li vedete a destra e a sinistra. Il primo a sinistra è San Giovanni Battista, quindi insomma c'è... Questo è il sacello, ovvero la parte più antica, di San Simpliciano. Non si sa esattamente per cosa sia stato eretto, si presume che inizialmente contenesse appunto le reliquie dei tre martiri anagnesi, ma non è sicuro. Risulta leggermente staccato dalla chiesa, perché, come vi dicevo, questa parte di navata a un certo punto è crollata e quindi questo è rimasto leggermente. Però la particolarità è che qua vedete il livello originale di altezza del pavimento. Quello è il pavimento originale dell'entrata e, come vedete, noi siamo un bel po' più in alto. Era in totale era 21 metri, adesso è 19, questo è 1,80 metri circa di dislivello. Un paio di metri si è abbassata ed era un monumentale come... Ma erano monumentali tutte le misure, perché 57 metri di lungo, 26 e passa di largo, e tutto alto 21 metri, sono dimensioni enormi, enormi. E qui potete vedere ovviamente anche qua le parti più antiche dei muri paleocristiani. Come vedete la spina di pesce è presente un po' dappertutto. Vengono probabilmente collocate nel periodo in cui si ritrovano i tegoloni, proprio perché vengono costruite anche le volte a crociera al posto della copertura lignea del tetto. Si parla della fine del 500, prima del 600. I Longobardi erano in Italia da poco, perché arrivano nel 568, quindi era da poco, però Teodoaldo e suo figlio Agilulfo, c'è il loro marchio di fabbrica su questi tegoloni, che hanno permesso di comprendere che i Longobardi comunque hanno fatto interventi su San Simpliciano, perché altrimenti non ce n'era traccia da nessuna parte.